Ciao a tutti amici di Everyeye, un salutone dal vostro Green Card Prediction, Player Prediction, come volete chiamarle. Ho scelto di fare le mie previsioni sui giocatori prendendone solamente uno alla volta perché voglio fare, diciamo, le cose fatte con calma e bene, nel senso non prendo tanti giocatori ma ne faccio uno, cerco di essere il più approfondito possibile in merito a quella che è la mia previsione, quindi della carta in FIFA 15. Voglio cominciare con Diego Costa perché per due motivi essenzialmente. Uno è il primo, è che è una carta che in FIFA 14 mi è piaciuta un sacco, ho provato tutte quante le sue versioni, quella normale, il primo upgrade, le due versioni in form e il Team of the Season. E l'altro è che essendo passato al Chelsea, quindi in Premier League, noi sappiamo quanto la EA ci tenga alla Premier League, quanto abbia un occhio di riguardo alla Premier League, per cui è probabile che questa carta avrà un upgrade, un aumento delle statistiche, magari non molto consistente, però sicuramente buono. La carta che c'è oro rara adesso disponibile è questo 84, la versione upgrade di quello che era all'inizio, che era un 83. Con 83 velocità, 80 tiro, 60 passaggio, 80 dribbling, 57 difesa e 80 colpo di testa. Quello che io credo potrà essere sarà un bel 86 di overall e la velocità non credo verrà aumentata tantissimo, potrebbe passare da 83 a 84. Secondo me quello che aumenterà sicuramente sarà il tiro, che credo un bel 85 non glielo può levare nessuno, e il colpo di testa che potrebbe passare tranquillamente da 80 ad 83. Gli altri valori, dribbling potrebbe rimanere invariato, così come la difesa, magari il passaggio potrebbe aumentare leggermente, dato che comunque Diego Costa è un attaccante quest'anno in 51 presenze fra campionato e coppe, ha segnato 36 gol, ha fatto anche 7 assist. Poi ricordiamo ovviamente è arrivato in finale di Champions, persa contro il Real, ha vinto invece il campionato spagnolo e pochi, diciamo, si sarebbero immaginati che una squadra al di fuori del duo Barcellona-Real avrebbe vinto la Liga. Quest'anno l'Atletico ci è riuscito meritando, meritando sicuramente, per cui penso che potrebbe essere una carta veramente forte con queste statistiche qua, perché già lui è un giocatore, almeno per quanto riguarda in-game FIFA 14, fortissimo fisicamente, che resiste molto bene ai contrasti. Con questi upgrade avrebbe un pelo di velocità in più, che comunque non guasta, avrebbe un tiro che sicuramente corrisponde magari di più alle caratteristiche reali attuali del giocatore, perché ha un grandissimo tiro Diego Costa. Gli aumenterei leggermente il colpo di testa, questi 3 punti, perché comunque la stazza, il colpo di testa nelle sue corde ce l'ha. Non mi sento di aumentare il dribbling, non so se vorranno mettere 4 stelle sul piede debole al posto delle 3 che ha attualmente, non credo sinceramente. Passaggio, come ho detto prima, quest'anno ha fatto 7 assist in 51 partite, potrebbe aumentare di un pelo, ma anche questo valore, diciamo, io ho messo 2 punti in più, giusto perché aumenta proprio la qualità del giocatore. La difesa credo rimanga uguale, perché sinceramente non c'è chissà cosa da cambiare riguardo a queste cose qua. Questo secondo me è quello che potrebbe essere Diego Costa, che credo avrà un prezzo esagerato rispetto a quello che ha adesso, perché ovviamente cambia di campionato, va in Premier, è un giocatore con una certa potenza come magari in Premier adesso non ce ne sono di attaccanti di questo tipo, per cui direi che l'anno prossimo sarà uno dei giocatori, diciamo, molto ma molto usati, come lo è stato anche quest'anno. Nazionalità spagnola, perché lui ha cambiato da Brasile alla Spagna, quindi sarà ottimo per fare magari qualche ibrida fra Premier League e Liga Spagnola. Quindi vabbè, poi lì vedremo con FIFA 15. Ragazzi, questa qui è la mia previsione. Fatemi ovviamente sapere nei commenti che cosa ne pensate, se secondo voi avrà altri valori, se questa può essere giusta, come sempre. Mi interessa sapere la vostra. Ovviamente vi chiedo di lasciarmi un bel like. Iscrivetevi al canale di Everyeye, noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando come sempre, stay barba, stay qualità, ciao belli!